Buonanotte e bentrovati alla terza edizione del TG6. In apertura torniamo a parlare di Via Ariosto a Montesilvano dopo gli sgomberi della scorsa settimana. Il ritrovamento ieri di oltre 3 kg di marijuana in un terreno adiacente le palazzine. Non si abbassa la guardia di amministrazione comunale e forze dell'ordine. Tra l'altro, il sindaco Maragno annuncia di avere pronto un piano di riqualificazione della zona. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Sindaco Maragno non si abbassa la guardia su Via Ariosto dopo gli sgomberi. Ieri è arrivata questa notizia del ritrovamento di droga sotto un terreno adiacente alle abitazioni di Via Ariosto. Sì, è stata una constatazione, un'intuizione delle forze di polizia che sono riuscite ad individuare questo involucro, e questo comunque getta ancora delle ombre più inquietanti su quello che era il quotidiano all'interno del ghetto di Via Ariosto. Noi stiamo continuando ad andare avanti con le operazioni di pulizia e di ripristino dell'intera area. Ieri abbiamo incontrato i proprietari degli immobili ai quali abbiamo intimato di procedere immediatamente alla messa in sicurezza degli stessi per riportare quel decoro necessario in una delle zone più belle e più importanti della città. Già nell'immediato i benefici si sono avvertiti, adesso bisogna rientrare nella normalità e riportare in luce quelli che sono i vantaggi di quell'area, di quella zona, cominciando a dimenticare quelle che sono le pagine buie, più buie della storia di questa città. C'è poi però anche il problema di tante persone, anche oneste, di alcune persone oneste che vivevano in quelle case e che sono rimaste praticamente senza più un alloggio. Ma io non direi questo perché alla fine tutti quanti hanno trovato ospitalità presso amici e parenti, erano consapevoli che da 6 mesi a questa parte che c'era un'ordinanza, che sarebbero andati via. Anche il tavolo per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato in prefettura gli aveva intimato di lasciare gli immobili entro la prima decade di maggio. Loro hanno voluto portare avanti questo braccio di ferro insensato e immotivato e si è arrivati ad uno sgombero forzoso, ma la realtà è che comunque loro erano già pronti perché erano consapevoli che avrebbero dovuto abbandonare quegli immobili fatiscenti. Ed ora una notizia di cronaca. Blitz dei carabinieri questa mattina negli uffici comunali di Vasto su disposizione del procuratore Giampiero Di Florio. I militari hanno acquisito documenti necessari alle indagini sull'edilizia. È un comunicato del comune di Vasto a confermare che gli uomini dell'arma hanno proceduto a prelevare documentazione relativa ai procedimenti amministrativi attinenti il settore dell'urbanistica. Nello spirito di massima collaborazione istituzionale, si legge nella nota dell'amministrazione comunale, si è provveduto a consegnare quanto richiesto, rinnovando nella circostanza la massima fiducia nel lavoro della magistratura. L'inchiesta è soltanto all'inizio, riguarderebbe presunti abusi edilizi, in particolare un immobile su cui sarebbe stata concessa la sanatoria, nonostante una sentenza definitiva che accertava l'illecito, ma non sarebbe l'unico immobile sotto la lente della Procura di Vasto. Andiamo avanti con notizie riguardanti l'aeroporto d'Abruzzo. Il Movimento 5 Stelle entra nella polemica sullo sviluppo dello scalo aeroportuale, sui numeri prodotti dall'aeroporto di Pescara per i grillini e i finanziamenti pubblici. Non sarebbe corrisposto un incremento dei passeggeri e dell'accessibilità dello scalo. Sentiamo insieme il servizio. Ottimizzare l'utilizzo delle infrastrutture esistenti prima di procedere con ulteriori ampliamenti, impegno affinché non vengano ridotti gli orari di funzionamento del sistema di controllo volo, migliorare l'intermodalità e l'accesso allo scalo aeroportuale, implementare le rotte transfrontaliere. Sono queste le proposte del Movimento 5 Stelle per l'aeroporto d'Abruzzo di Pescara. La gestione di Saga e le politiche della Regione Abruzzo, secondo gli esponenti grillini, non hanno dato i risultati sperati. Secondo i dati di Assoaeroporto, nel 2016 i passeggeri sono diminuiti di circa 40.000 unità rispetto al 2015, così come in calo sono stati anche i movimenti, 1.200 circa in meno. Dati su cui però pesano le vicende Ryanair con l'aumento delle tasse aeroportuali su cui il governo Renzi fece retromarcia e l'abbandono della tratta Pescara-Roma da parte di Alitalia.
Per i 5 Stelle nulla è stato fatto ad oggi per creare un vero sviluppo dello scalo sotto il profilo del numero delle compagnie aeree presenti, a fronte di finanziamenti corposi da parte di Regione Abruzzo, che ammontano tra il 2014 e il 2016 a 14 milioni di euro. Al di là degli annunci, quindi, dice Domenico Pettinari, l'aeroporto stenta a decollare. Da un'analisi dettagliata di Asso Aeroporti che abbiamo analizzato, viene fuori che, mettendo a confronto l'annualità 2016 col 2015, c'è una perdita di passeggeri di circa 100.000 passeggeri transitati nell'aeroporto d'Abruzzo. Non solo, si perdono anche oltre 1.500 movimenti di aeromobili transitati nell'aeroporto d'Abruzzo. C'è un altro dato allarmante, che i ricavi dalla vendita del 2016 sul 2015, abbiamo dei bilanci intermedi che ci dicono che sono stati venduti molto prestazione, vendita in meno, e quindi perdita di denaro anche su questo. Tutto ciò a fronte di cosa? A fronte di un'iniezione di denaro pubblico nelle annualità 2015-2016 pari a 14 milioni di euro, che la Regione ha erogato mediante contributi straordinari. Ci avevano detto che avremmo raggiunto 1 milione di passeggeri, stiamo perdendo passeggeri, questa è la realtà. E continuiamo a parlare dell'aeroporto, perché si è anche ventilata a mezzo stampa l'ipotesi di un declassamento dello scalo di Pescara, che non rientrerebbe più in quelli di interesse nazionale. Così non è, dice Rolandi della Filt CGL, che si unisce agli altri sindacati per ribadire che non c'è alcun pericolo per i dipendenti e per l'aeroporto di Pescara. Sentiamo l'intervista che abbiamo realizzato questa mattina. I sindacati intervengono in relazione al possibile declassamento dell'aeroporto d'Abruzzo. In realtà una notizia che non trova fondamento, perché lo scalo rimane tra quelli di interesse nazionale e dunque può accedere ai finanziamenti, e per il personale soprattutto non cambia nulla rispetto a quanto già in essere. Sì, infatti abbiamo appreso dalla stampa che ci sarebbe un rischio declassamento sull'aeroporto d'Abruzzo. È una notizia assolutamente infondata, perché l'aeroporto d'Abruzzo resta un aeroporto di interesse nazionale. Non c'è alcuna correlazione tra la vicenda ENAV, la vicenda che interessa i controllori di volo, rispetto ad un possibile ed infondato declassamento dell'aeroporto d'Abruzzo. Quindi in qualche maniera possiamo anche tranquillizzare i dipendenti dell'aeroporto? Sì, assolutamente, non c'è alcun tipo di problema per quanto riguarda i dipendenti della Saga. Per quanto riguarda invece i controllori di volo, il tutto è frutto di un accordo, in quanto, come desumibile, il traffico aereo che c'è nell'aeroporto d'Abruzzo non è paragonabile al traffico aereo che c'è a Milano, a Malpensa o piuttosto a Fiumicino. Quindi i lavoratori sono stati posti di fronte ad una scelta: o la possibilità di rimanere a lavorare in Abruzzo con una decurtazione rispetto ai livelli stipendiali, oppure la possibilità di conservare i livelli stipendiali però andando a lavorare fuori regione. Questo è frutto comunque di un accordo a livello nazionale? Assolutamente, c'è un contratto e c'è un accordo sottoscritto anche dalle organizzazioni sindacali, che sono invece ben vicine, ben presenti rispetto alle dinamiche del trasporto aereo abruzzese e nazionale. Cambiamo argomento ora all'edilizia popolare. Approvati in Consiglio regionale 3 provvedimenti per lo stanziamento di fondi per 2,4 milioni di euro per il miglioramento abitativo degli alloggi ATER di Pescara, L'Aquila e Lanciano. Assessore Di Matteo, proprio nelle ultime ore in Regione avete approvato un importante provvedimento per quanto riguarda l'edilizia popolare nella nostra Regione, oltre 2 milioni di euro a disposizione. Un'iniziativa che porta un po' di risorse nella direzione di fare le minime manutenzioni ordinarie e quelle straordinarie in un patrimonio di edilizia residenziale pubblica che ha grandi difficoltà. Ci è voluto un grosso impegno, ci siamo riusciti, sono 2 milioni e 400 mila euro in tre ATER, quella di Pescara, L'Aquila e Lanciano, per cui un risultato positivo che lascia sperare che qualcosa si possa fare. Speriamo di fare qualcosa oltre questa piccola risorsa, perché ci vogliono molte più risorse per realizzare una vera manutenzione di tutto il patrimonio edilizio pubblico sociale. Il suo assessorato da tempo sta puntando proprio sulla valorizzazione dell'edilizia popolare nella nostra Regione?
da sempre, abbiamo un progetto di grande rivalorizzazione del patrimonio sociale. In un momento in cui le povertà aumentano c'è necessità di che la pubblica amministrazione offre soluzioni nel campo del lavoro e nel campo anche dell'abitazione, per cui questo è un grande impegno. A fianco a questo anche l'altro impegno, quello della rimozione delle barriere architettoniche. Questi sono due punti importanti su cui io cerco di dare tutto il mio contributo personale. Ed ora ci spostiamo a Teramo, si aggrava la crisi politica al comune, il sindaco Brucchi ha azzerato la giunta di 9 assessori recentemente nominata come atto di apertura verso i dissidenti. Il consiglio comunale di ieri è saltato per mancanza del numero legale ed è stato riconvocato tra una settimana. Fa il punto della situazione Tania Bonnici Castelli. Un uomo solo al comando. È il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi che da oggi, dopo aver azzerato la sua giunta come gesto di apertura verso i dissidenti della sua stessa maggioranza, dovrà sostituirsi fino al prossimo consiglio comunale ai 9 assessori defenestrati. Ruolo arduo visto che in città le cose proprio non vanno, dalla pulizia che lascia molto a desiderare, la insopportabile lentezza nella pavimentazione del Corso San Giorgio, criticata per essere già sporca ed unta, i provvedimenti di retrocessione delle aree agricole, attesi da 2 anni da oltre 1000 cittadini e la ricostruzione post-sisma che proprio non decolla, con 4000 sfollati fuori casa. Un gesto, quello dell'azzeramento della giunta, deciso dopo una riunione di maggioranza che ha preceduto il Consiglio Comunale del 6 giugno, saltato e riconvocato esattamente tra una settimana. A quella data il sindaco Brucchi è convinto di ritrovare i numeri giusti per andare avanti e per individuare nuovi assessori che possano placare le pretese degli oppositori. Strategie politiche lontane ed incomprensibili ai tanti teramani che assistono sin dal giugno 2014, data in cui Brucchi è stato eletto per la seconda volta, ad una serie di tensioni all'interno della maggioranza di centrodestra che hanno portato a 2 rimpassi di giunta, ad abbandoni da parte di tanti alleati ed infine alle dimissioni tattiche del sindaco che ha poi ritirato. L'opposizione va giù dura, parlando di pagine penose scritte da questa amministrazione che difficilmente ritroverà compattezza e fiducia tra i suoi stessi componenti, ma soprattutto verso i suoi elettori. 7 giorni per riflettere e il 13 giugno al prossimo Consiglio Comunale sono in tanti a credere che si consumerà una nuova recita dal titolo Il Nulla Cosmico. A Giulianova l'assessore Gianluca Grimi ha rassegnato le dimissioni dalla giunta guidata dal sindaco Mastromauro, delegato al commercio, al turismo, alle risorse umane, al mercato ittico. Grimi ha motivato la sua decisione con impegni di lavoro troppo pressanti. Era in carica dal 19 di novembre del 2015. Si ricorda che ad inizio settimana il sindaco ha azzerato la giunta avviando la verifica di maggioranza per capire se c'è ancora la possibilità di proseguire con il suo secondo mandato. All'Aquila, tour elettorale per il ministro Franceschini a sostegno della candidatura del centrosinistra di Di Benedetto. Secondo il ministro, l'Aquila può rinascere anche e soprattutto grazie al turismo. Il servizio è di Luciana Celeste. Il ministro Franceschini investe non ufficiale all'Aquila per offrire il proprio sostegno alla campagna elettorale di Americo Di Benedetto, cogliendo l'occasione per parlare dell'importanza della valorizzazione turistica dell'Aquila come mezzo di sviluppo e che possa essere da modello per l'Italia intera. Una ricostruzione non solo edilizia, ma anche e soprattutto culturale, che tramite regione ed enti locali valorizzi il territorio nella sua molteplicità e complessità. Qual è il valore delle elezioni aquilane anche rispetto a quelle poi nazionali? Beh, c'è una tornata amministrativa molto, molto impegnativa, quindi è chiaro che sono amministrative, però non sono elezioni politiche e quindi vanno rapportate alle diverse realtà locali. L'Aquila ha la storia di questi anni alle spalle, quindi è una grande prova, fa parte, credo, anche questo percorso di un percorso di crescita e di uscita dalle difficoltà. L'Aquila rimane come priorità per il governo e il ministro si impegna a mantenere accesi i riflettori sulla città, facendosi promotore tra le altre iniziative della legge sui distretti montani, anche se in merito il ministro non si è pronunciato. L'iter della legge sui distretti montani invece a che punto è? Esatto. Vittoria al primo turno, la partita è tutta da giocare, così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, arrivata all'Aquila per sostenere la candidatura nel centrodestra di Pierluigi Biondi.
La pioggia non ferma il comizio di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, all'Aquila per sostenere Pierluigi Biondi. Sono i giorni dei big, prima del voto di domenica. Sul palco, in Piazza Duomo, davanti a simpatizzanti, curiosi e candidati, la Meloni sale sul palco assieme ai vertici del centrodestra. C'è tempo anche per ascoltare i problemi della gente. Qualcuno si ferma e le chiede cosa faranno per il lavoro, altri la fermano per il classico selfie, lei disponibile con tutti. Penso che si andrà al secondo turno, dice la Meloni rispondendo ai giornalisti. La partita per noi, a differenza di quello che dice il PD, è tutta da giocare. Beh, se nel caso in cui Biondi vinca il primo turno sì, altrimenti no, penso che si andrà al secondo turno e noi pensiamo che al di là di quello che dicono quelli del PD ci sia una partita tutta da giocare su questo territorio che per noi è un territorio simbolico. Poi abbiamo candidato una persona che è il simbolo stesso di una ricostruzione necessaria, tardiva, è una persona concreta, non ideologica, capace di dare delle risposte a questa terra che ha bisogno di visione. Ricorderete i famosi fondi Meloni, qualcuno la incalza sul tema e lei risponde così. E poi l'avvento di governi che hanno fatto tutto fuorché l'interesse degli italiani e un'amministrazione che mi pare di capire, nonostante le risorse si siano investite, ad oggi ancora insomma, le continua a spendere con estrema lungaggine, questo purtroppo non dipende da noi, anzi noi candidiamo Biondi, sosteniamo Biondi proprio nella speranza che le risorse che ci sono e che quelle che possono arrivare vengano gestite con un minimo di celerità. Ricostruzione poi e progetto case, basta guardare, afferma la Meloni, la differenza tra il terremoto dell'Aquila del 2009 e quello più recente del centro Italia. Guardi, a me pare un dato di fatto adesso, senza voler fare particolare autoesaltazione, che se guardiamo anche a quello che è accaduto in questi mesi con il terremoto di 8 mesi fa del centro Italia, i tempi della ricostruzione del 2009 o comunque almeno non della ricostruzione ma di dare una soluzione per 40-50 mila famiglie che al tempo furono sistemate in 6 mesi, qui in 6 mesi non sono riusciti a consegnare 100 casette ad Amatrice perché sono in altre faccende affaccendati. E con la prossima notizia parliamo proprio del progetto case. La dirigente del settore ricostruzione pubblica del Comune dell'Aquila, architetto Enrica De Paulis, ha comunicato che a seguito delle criticità statiche riscontrate nella piastra numero 1 del progetto case di Coppito 2 a causa di infiltrazioni d'acqua ai piedi della struttura portante dell'edificio sono state effettuate delle indagini su tutte le 11 piastre realizzate con la medesima tipologia dalla impresa Cosbau. Le indagini fa sapere hanno fatto emergere la presenza di acqua alla quota di posa della struttura portante delle piastre numero 2 di Coppito 2 della piastra numero 14 di Pagliare di Sassa e la presenza di forte umidità nella piastra numero 13 di Pagliare di Sassa. Pertanto, considerato lo stato di degrado riscontrato, si è reso necessario a tutela della pubblica incolumità sgomberare prioritariamente la piastra numero 2 di Coppito 2 e la piastra numero 14 di Pagliare di Sassa, a seguire la numero 13 sempre di Pagliare che presenta una situazione un po' meno critica, sarà continuamente attenzionata così come le altre. A Montesilvano adesso andiamo di nuovo nel comune Rivierasco perché in occasione del centenario della nascita di Dean Martin oggi si è tenuta la cerimonia di intitolazione del palacongressi all'attore di origine abruzzese. Sentiamo il servizio. Alessandra Portinari, oggi c'è questa intitolazione del Palacongressi di Montesilvano a Dean Martin, una grande giornata per la cultura abruzzese. 100 anni fa nasceva Dean Martin, che è uno dei più grandi showman conosciuto in tutto il mondo. E per questo anniversario il Comune di Montesilvano e la Fondazione Dean Martin hanno organizzato una serie di eventi, sono circa 20 appuntamenti tra mostre di pittura, e appuntamenti sotto le stelle con i più celebri film di Dean Martin e poi anche convegni, presentazione di libri fino al 28 luglio che ci sarà la serata finale con il premio che è arrivato alla 10ª edizione.
Cosa significa questa intitolazione del Palacongressi di Montesilvano a questo grande artista abruzzese? La città, io sono felice che voglia riconoscere la grandezza di questo personaggio, sono sicura che Dean Martin possa essere un volano a livello turistico e promozionale del territorio. E viene presentato per l'occasione un libro scritto proprio sulla vita di Dean Martin. Sì, sì, è un'anteprima perché il libro uscirà a settembre, è, diciamo, è il primo libro scritto in Italia, ne sono stati pubblicati parecchi in area anglosassone, ne è stato tradotto uno anche in italiano, solo uno purtroppo, e questo è il primo scritto in Italia, perché è da diverso tempo che seguo quest'artista, colleziono e quindi mi sono appassionato e ho voluto ricostruire un po' la sua vita, la sua carriera, sfatando alcuni falsi miti che su di lui sono sempre stati un po' divulgati anche dalla critica, come ad esempio quando si è parlato di lui dell'amico fraterno di Frank Sinatra, oppure la spalla di Jerry Lewis, che è assolutamente un termine che non gli appartiene, perché poi, come ha detto lo stesso Jerry Lewis in un suo libro pubblicato in questi ultimi anni, quello che veramente aveva un grande senso dell'umorismo e piaceva anche dietro le quinte, soprattutto dietro le quinte, era lui, era Dean Martin. E questo servizio ci introduce alla pagina sportiva e parliamo proprio del Pescara nel prossimo servizio. Simone Ganz è sempre più vicino al Delfino dopo l'incontro di ieri tra il DS Leone e l'agente Lippi. Intanto il Pescara pensa anche alle cessioni, c'è mercato per Benalì, Biraghi e Zampano. Sentiamo Andrea Costantini. Zdenek Zeman dà la sua benedizione all'arrivo di Simone Andrea Ganz. Ai microfoni di Sky il boemo ha spesso parole importanti nei confronti del figlio d'arte. È un giocatore che mi piace molto, anche se quest'anno è stato un po' sacrificato. Per me ha grosse doti, spero di averlo a mia disposizione. Nonostante una folta concorrenza rappresentata in particolare dal Foggia, ma anche da Perugia e Ascoli, il Delfino è in vantaggio. Ancora di più dopo l'incontro di ieri con l'agente del calciatore Davide Lippi, Ganz arriverebbe in prestito dalla Juventus, con cui i discorsi erano stati allacciati a Roma nel giorno della finale di Coppa Italia, e il riscatto dei biancazzurri sarebbe obbligatorio in caso di pronto ritorno in Serie A. Zeman ha anche parlato in generale della prossima stagione. Per prima cosa bisogna cambiare mentalità, ha affermato il boemo. Se una squadra non vince 24 partite di fila c'è qualcosa che non va. Dobbiamo cambiare mentalità e approccio. Il campionato di Serie B è particolare. Mi auguro di trovare giocatori con tanta voglia di lavorare e di dare soddisfazione alla società e al pubblico. Se Ganz è il nome più caldo sul fronte delle entrate, il Delfino è all'opera anche per le uscite, un po' per la necessità di snellire la rosa, un po' per realizzare plusvalenze che diano respiro al bilancio. Tra gli uomini chiave c'è il terzino Cristiano Biraghi, su di lui c'è l'interesse forte di Bologna e Sampdoria, ma nelle ultime ore si è rifatta sotto anche l'Udinese, mentre si è raffreddata la pista che porta al Torino. Anche l'altro terzino, Francesco Zampano, è seguito con attenzione dalla Sampdoria. Per il giocatore genovese sarebbe un ritorno a casa. C'è mercato anche per colui che probabilmente è stato il miglior biancazzurro della stagione, Ahmad Benalì. Genoa e Cagliari si sono fatte avanti per avere informazioni. Tornando alle potenziali entrate, il presidente Sebastiani ha confermato il gradimento verso il milanista Luca Vido, su cui c'è l'interesse anche del Cesena. L'attaccante ora è impegnato nei mondiali under 20 e ci sarà da attendere ancora qualche giorno. Per gli esterni tanti nomi attenzionati, da Roberto Insigne ad Antonio Baggio Terracino sino al giovanissimo Cristian Capone dell'Atalanta. Anche se nelle ultime ore si registra un ritorno di fiamma per Daniele Verde, in bianco-azzurro fino a 12 mesi fa, per mezza stagione. Il giocatore, sempre di proprietà della Roma, viene da un buon campionato con l'Avellino. Ormai virtualmente chiusa la questione direttore sportivo per il Teramo, in vista una vera e propria rivoluzione dal punto di vista tecnico. Tanti giocatori sotto contratto in una rosa che però dovrà subire un ridimensionamento. A giorni la scelta del nuovo allenatore, ci dice tutto nel servizio Jacopo Forcella.
Con la questione direttore sportivo oramai risolta, visto l'arrivo in biancorosso di Giorgio Repetto, a Teramo è quasi tutto pronto per far partire una vera e propria rivoluzione dal punto di vista tecnico. Il DS, che dovrebbe firmare un contratto di un anno con possibilità di prolungamento per altre stagioni, dovrà mettere mano ad una rosa di giocatori nella quale figurano anche molti elementi che, qualunque sia l'allenatore, non faranno parte a prescindere del futuro diavolo. Ma il problema vero è che gli accordi in essere, quasi tutti validi almeno per un'altra stagione, andranno risolti cercando acquirenti. Difficile trovarne però dopo un'annataccia del genere. Ed allora è pronto un piano economico destinato alle risoluzioni attraverso la buona uscita. Poi si penserà all'allenatore. E in questa direzione tutte le strade portano ad una corsa a due tra Antonino Asta e Ottavio Palladini. D'altronde Asta era osservato speciale da qualche giorno e il fatto che non si sia ancora accordato con nessuno lascia comunque presupporre che stia attendendo qualche segnale dalla casa biancorossa. Discorso simile per l'ex tecnico della San Benedettese, accostato nei giorni scorsi anche alla Vastese e ancora senza panchina per la prossima stagione. Da quanto filtra, prima la dirigenza si siederà carte alla mano con Repetto per fare il punto della situazione e disegnare le linee guida del futuro campionato considerando i margini di spesa, e solo successivamente sceglierà, sulla scorta dei programmi stilati, sia l'allenatore che gli obiettivi di mercato, ovviamente in accordo. Già, perché dopo l'esperienza disastrosa e ai limiti del paradossale dell'annata appena conclusa, stavolta non sarà Campitelli a imporre un nome, come fu 12 mesi fa per Zauli. Troppo alto il rischio del terzo flop consecutivo, troppe le critiche che gli sono giustamente piovute addosso per una gestione errata e al contempo dispendiosa del 2016-2017, con conseguenze economiche che potrebbero risultare allarmanti se solo il Teramo non riuscirà a disfarsi il prima possibile di alcuni ingaggi che pesano come un macigno e che rischiano seriamente di condizionare a ribasso anche il futuro prossimo del diavolo. E proseguiamo la pagina dello sport con la pallanuoto. La nazionale italiana sta svolgendo uno stage di allenamento in Abruzzo per preparare i prossimi impegni agonistici. Grande accoglienza da parte degli appassionati abruzzesi. Vediamo insieme il servizio. La nazionale italiana in ritiro per uno stage in Abruzzo, Pescara, San Giovanni Teatino, Alessandro Campagna, questa città Pescara, l'Abruzzo rappresentano un po' la seconda casa della nazionale italiana, venite spesso da queste parti ad allenarvi e così è stato anche in questa settimana. E così è stato anche in passato, quando ero giocatore praticamente tutte le preparazioni degli anni d'oro, quelle delle Olimpiadi, degli Europei, dei Mondiali vincenti, di Ratko Rudic, di Gabriele Pomiglio, e come dirigente li abbiamo trascorse qui a Pescara, quindi ho tanti amici, è una bella aria che si respira e c'è tanta passione per lo sport e per la pallanuoto in particolare. Nazionale italiana che ovviamente guarda con ambizioni al futuro, perché parliamo di una delle squadre più forti al mondo, vi state preparando in questi giorni qui in Abruzzo per quali eventi in particolare? Ma c'è nell'immediato una finale di World League che è dal 20 al 25 di giugno, che si giocherà a Mosca, e quindi partiremo il 18 proprio alla fine del collegiale che faremo qui in Abruzzo. Gli ultimi tre giorni del collegiale di Pescara si concluderanno con un amichevole col Giappone il 14 sera alle Naiadi, quindi vi aspetto tutti in massa a vedere il Sette Bello. E poi l'appuntamento più importante della stagione sono a fine luglio i campionati del mondo a Budapest, che ci arriviamo con la responsabilità di un bronzo di Rio, dove speriamo appunto di migliorare questo terzo posto e cercare di ambire a qualche metallo più pregiato. Ed è tutto anche per l'edizione della notte del TG6. Io vi ricordo i prossimi appuntamenti con la nostra informazione domani mattina alle ore 8 con la rassegna stampa di Mattino 6 e poi con le tre edizioni del telegiornale alle 14, alle 19 e alle 23. Grazie per essere stati con noi, vi auguro la buonanotte.